Alfonso, cosa significa per te un progetto dedicato in 15 secondi? Lavoro sulla materia, lavoro sulla conoscenza, lavoro con la tecnologia e la storia di un'azienda, di un territorio, ricerca, esplorazione, interazione con la luce. Agostino Lover, un claim, un payoff, quanto servono questi claim, queste locuzioni, questi hashtag a dare l'identità a un progetto, a un'azienda? È una forma di storytelling che dovrebbe aiutare a far capire come dietro al prodotto finito ci sia un percorso, una ricerca, persone, tempo. È importante se viene utilizzato per dare profondità alle cose, alle storie e ai risultati di queste storie. Preferisci un progetto contestualizzato o lavorare a un progetto che faccia dire wow? Può non esserci differenza tra le due, penso che un progetto contestualizzato possa dolcemente, sommessamente, magari nel tempo e non immediatamente dire wow perché resta nel tempo. Il wow è l'effimero, in realtà è un effetto sorpresa, noi ai Docks di Marsiglia con la ceramica abbiamo fatto un lavoro di quel tipo lì, ma entrando dici wow perché lavora sul meccanismo dello stupore e della meraviglia. Quante volte hai dovuto cambiare pelle nel tuo lavoro? Più che cambiare pelle è dialogare con le persone che incontri, con le cose, riflettere e viaggiare. L'ultima domanda di solito è libera, a te vorrei chiedere 20 secondi sul diritto alla materia. È fondamentale perché ci appartiene, la dimensione empatica che fa capire alle persone che il risultato finale è frutto di un percorso, di tanti aspetti. La materia è tante cose, la materia è la luce, la materia in questo caso è la ceramica, ma dietro la ceramica ci sono tante storie. E un ritornare, come dire, a prendere contatto con la realtà e a dialogare fra tutti, fra le diverse, diciamo, persone della filiera del progetto e ovviamente per chi utilizza il progetto, tutto ciò è dedicato. Grazie.